invitare il decano del movimento LGBT italiano Vanni Piccolo, che se non sbaglio ha una cravatta superlativa. E poi vorrei invitare tutti i presidenti degli altri comitati che quest'oggi hanno voluto essere insieme a noi a Reggio Calabria per il Calabria Pride 2014. Invito a salire insieme a noi su questo palco per abbracciarci tutti insieme, quell'abbraccio simbolico di cui prima parlava Luce, che poi fisicamente è stato anche fatto. Salve, ciao, buonasera a tutti. Calabria Pride, ultimo ma importantissimo, fondamentale e bellissimo appuntamento di un movimento che ha scosso il nostro paese. Ha cominciato il 7 giugno a Roma, il 28 giugno eravamo in tutta Italia, isole comprese, eravamo a Torino, a Milano, a Venezia, a Bologna, a Perugia, a Lecce, a Napoli, a Catania, a Palermo e ad Alghero. Poi il 5 luglio eravamo a Siracusa e oggi siamo qua per l'ultima tappa di questa onda che ha risvegliato il paese, che vuole dire al nostro paese che è ora che le persone gay, lesbiche e trans abbiano i diritti e le tutele che ci sono in tutta Europa. Abbiamo centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza con noi, c'erano tantissimi gay, tantissime lesbiche, tantissime persone transessuali in piazza, nelle vie, nei centri della nostra città, alla luce del sole, con la nostra faccia e i nostri corpi, a dire che non ci vergogniamo di essere quello che siamo e siamo fierissimi di essere quello che siamo. E l'abbiamo fatto anche per tutte le persone, per tutte le persone gay, per tutte le persone lesbiche, per tutte le persone trans che anche oggi qui a Reggio Calabria non ce l'hanno fatta a venire a questo Pride. Ci sono tantissime persone che ancora non hanno la forza, non hanno l'energia, non riescono. Noi l'abbiamo fatto anche per voi, l'abbiamo fatto anche per loro, sperando di dare un po' della nostra forza anche a loro e aspettandoli l'anno prossimo qua a Reggio Calabria o in Calabria e in tutti gli altri Pride. Noi vi vogliamo insieme a noi. Io voglio, e poi mollo il microfono, voglio ricordare anche un'ultima cosa. Oggi siamo qua bellissimi in questa città favolosa, con questo paesaggio che è davvero mozzafiato, a festeggiare il nostro Pride. Questa mattina c'è stata un'altra manifestazione a 1300 km da qui, al nord Italia, all'estremo nord, in un paese che si chiama Borgo Sesia. In questo paese c'è un sindaco che è anche onorevole del nostro Parlamento, che è anche europarlamentare, il sindaco Bonanno, che ha detto che vorrà fare una ordinanza per vietare i baci fra persone dello stesso sesso a Borgo Sesia. Il sindaco Bonanno ci vuole dare 500 euro di multa per ogni bacio. Caro Bonanno, vergognati. Caro Bonanno, guardaci qua intorno. Caro Bonanno, hai già perso, perché le persone come te, le persone come Giovanardi, le persone come Roccella, la Binetti, Buttiglione e la fila sarebbe interminabile, hanno già perso. Sono le persone che tengono a freno i diritti in questo paese, ma noi questi diritti ce li conquisteremo e ce li stiamo conquistando. Grazie a Reggio Calabria, grazie a Calabria Pride. E buon Pride a tutti. Bene, i Pride sono tutti belli
sono tutti favolosi. Questo lo è di più, per due motivi che sono incommentabili. Intanto lo scenario, ne ho fatti tanti di Pride, ma con questo scenario sicuramente no, e non c'è nessuna città che tenga. E il secondo motivo è che il primo Pride fatto in questa città, fatto in questa terra. Vi voglio ricordare che il primo atto di orgoglio, perché Pride significa orgoglio, significa metterci la faccia, fu fatto il 28 giugno del 69 a New York da un gruppo di transessuali e travestite che ci misero la faccia e per un atto di orgoglio si ribellarono ai soprusi, alle violenze, alle ristrettezze. Noi ogni anno festeggiamo quella liberazione e la festeggiamo in primis come persone trans, come persone transgender, come persone travestite, perché sono queste le persone più svantaggiate, quelle che urlano a più voce, ad altissima voce, i propri diritti, la propria dignità, il proprio diritto all'accesso al lavoro. Tantissime persone trans vengono a Bologna da questa terra, le telefonate che arrivano da qui sono tantissime e le persone che si avventurano verso Bologna, verso il nord, sono tantissime. E ora che la rotta si inverta e che la migrazione si inverta e che le persone trans, lesbiche, gay ritornino a testa alta, orgogliose in questa città, in questi posti, in queste terre, perché sono magnifiche. E con la nostra presenza sicuramente lo saranno di più. Buon Pride, buona festa e favoloso orgoglio. Michela Calabrò, tesoriera del Comitato di Reggio Calabria. Sono io a dire grazie a voi, io ho preso la parola solo per dare visibilità ad un'iniziativa che stanno portando avanti il Comitato ARCI, Libera e Stop 'Ndrangheta. Praticamente loro stanno facendo una raccolta firme affinché nella sala del comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria venga intitolata a Giuseppe Macheda e a Giuseppe Marino, che sono stati uccisi dalla 'Ndrangheta negli anni 90. Quindi chiunque di voi voglia aderire, voglia firmare per metterci la faccia, lì proprio davanti, di fronte a me, vicino al service, ci sarà la raccolta firme. Grazie ancora a tutti. E adesso è un momento molto importante, parla la saggezza, il decano dell'Arcigay italiano Vanni Piccolo. Grazie. Il decano, come mi dite voi, del movimento italiano è calabrese, è nato in Calabria, anche se poi ha scelto altri orizzonti e vive altrove, ma torna spesso in Calabria, quindi oggi con particolare emozione ma anche con particolare motivazione. All'indomani dei moti di Stonewall, cui accennava Porpora, un poeta statunitense, Allen Ginsberg, scrisse: da oggi i gay e le lesbiche di America non hanno più quello sguardo ferito. Grazie a Lucio, a Francesco, alla Vigna, che vorrei vicino a me, a tutti. Da oggi, grazie a voi, i ricchioni, le lesbiche calabresi non avranno più lo sguardo ferito. Ed è grazie a questi ragazzi. E io personalmente vi dico grazie.
perché riandando indietro nella mia adolescenza posso dire che c'è una grande sofferenza a sentirsi soli. Oggi l'Arcigay Calabria, le Arcigay, il Comitato Arcigay Calabria vi ridicono che non siete più soli, che non avete più motivo di avere paura, che non avete più motivo di mostrarvi. Questo è importante. E a chi dice che siamo malati rispondete che Gabriele non poteva essere guarito per un solo motivo: non era malato. E oggi voglio portare il mio pensiero alle persone anziane come me che non sono uscite dalla Calabria, non hanno trovato altri spazi, sono rimasti in Calabria nascosti, sofferenti, negandosi o forse sposandosi per facciata. Mi dispiace per loro, ma li capisco, vorrei che con un senso di solidarietà quasi pensiamo alla loro sofferenza. A loro dedico un pensiero affettuoso da persona che capisce che in Calabria era difficile, che in Calabria era impossibile forse, ma questo lo era tanti anni fa, oggi non più. E il mio pensiero va allora ai giovani: voi avete un futuro davanti, un futuro che è vostro, fatelo vostro, non permettete a nessuno di vietarvi, di impedirvi di essere felici. La felicità è un diritto, prima di tutto la nostra felicità. E se siamo felici come gay, siamo orgogliosi di essere gay. E sono orgoglioso di un'altra cosa, carissimi ragazzi, che noi oggi in queste giornate, in questo Pride, abbiamo unito la lotta contro un pregiudizio comune, contro la violenza, contro la sopraffazione. Abbiamo avuto il coraggio di gridare no alla paura che ci impone la mafia, no alla paura che ci impongono i divieti, no alla paura che ci impone il silenzio, l'indifferenza delle persone. Amiche e amici della Calabria, dovunque voi siate, io vi posso dire una cosa: non giratevi dall'altra parte. Essere gay non è una vergogna, essere gay è un orgoglio per la Calabria da oggi grazie a questo Pride. Diamo il microfono a Lavinia Durantini. Vogliamo fare intervenire anche l'associazione delle famiglie dei genitori di ragazzi, sbaglio sempre, blob. Questa è un'associazione importantissima perché il loro orgoglio ci riempie di amore, ci riempie di amore da quando nasciamo e ci accompagna. Quindi a loro, a questi genitori speciali, un applauso fortissimo, grazie. Quindi a Gedo. Buonasera e grazie a voi di averci invitato. Io e Raffaello veniamo da Milano, dalla Gedo Nazionale, e vi portiamo proprio il loro caloroso saluto, un po' di tutti. Oggi sono rimasta commossa a vedere alcuni che portavano il cartellino, lo devo dire alla mia mamma. Perché non diciamo anche ai papà, no? Cerchiamo tutti insieme, perché siamo genitori. E secondo me, cioè, come noi, dopo 20 anni, quest'anno abbiamo un papà presidente e siamo orgogliosi di avere un papà, veramente. In Calabria si sta formando l'associazione Agedo grazie a dei genitori di Cosenza, di Reggio Calabria e altri. Noi speriamo veramente che si allarghi a macchia, perché è molto importante. Io dico sempre: mio figlio mi ha reso una mamma migliore, e dico tante volte: guarda, per fortuna è gay. Grazie a tutti. Grazie alla Agedo allora.
Lavinia Durantini, dobbiamo fare tanti altri importanti ringraziamenti, perché sono tantissime le persone, gli enti, le associazioni che hanno collaborato a questo meraviglioso corteo Rainbow che ha attraversato.